Eccellenza, il significato di questa manifestazione di oggi, 2 giugno, dopo tutte le vicissitudini del Covid? Il significato di questa cerimonia oggi è più che mai importante, è sicuramente la celebrazione di una data importante per il nostro Paese, per l'affermazione dei valori di uguaglianza, di democrazia, di solidarietà e di libertà, ma è anche oggi più che mai una ricorrenza che assume un sapore particolare perché è veramente la festa dell'unità nazionale, della grande capacità del nostro Paese di saper fare squadra e di lavorare ciascuno con le proprie responsabilità e con i nostri nel rispetto dei propri compiti, saper lavorare insieme con l'obiettivo ultimo, principale, che è il bene della collettività, che in questo caso è stata la lotta alla pandemia, che è stata possibile soltanto grazie, soprattutto grazie al coinvolgimento di tutte le componenti della società, non solo le istituzioni ovviamente, che in primis sono state chiamate ad operare, ma anche della stessa collettività che ha svolto un ruolo importantissimo. Va riconosciuto il senso di responsabilità, di serietà che i nostri concittadini, mi riferisco alla provincia di Isernia in modo particolare, hanno saputo dimostrare. E non è un caso che oggi siamo tra le regioni a più basso livello di rischio. Questo è sicuramente un risultato frutto di un lavoro generale, collettivo, che ha reso possibile questo e dobbiamo proseguire con la stessa responsabilità, mettendo in atto comportamenti ancora appropriati e responsabili per percorrere nel migliore dei modi quest'ultimo miglio che ci porterà sicuramente alla fuoriuscita dalla pandemia.